Carissimi amici di Opera Libera, buonasera, ci troviamo a Bergamo, al Teatro Sociale di Bergamo, dove tra poco debutterà una delle produzioni del Donizetti Festival, edizione 2022. E qui con noi abbiamo il regista dello spettacolo, che è Gianluca Falaschi. Ciao, benvenuti. Grazie. Allora Gianluca, questa sera debutterà Chiara e Serafina, no? Sì. Uno spettacolo che alla prima non ha riscosso un grande successo nel 1822, tanto che Donizetti lo definì un fiascone. Com'è mettere in scena un fiascone? Ma forse scoprire che non è un fiasco, nel senso che la musica è bellissima. Ha delle difficoltà narrative, perché comunque il libretto è stato scritto in pochissimi giorni da Felice Romani, che consegnò anche molto tardi il libretto al povero Donizetti, che si dovette arrangiare in pochi giorni a costruire il finale. Ha quindi delle difficoltà narrative di costruzione proprio drammaturgica, però è una musica felice, è una musica piena di spunti, quindi alla fine non so se sarà un successo, ma sicuramente è un'opera degna di tornare nei repertori. Sarà un successo sicuramente, questo ne siamo certi, anche perché sulla scena abbiamo i giovani dell'Accademia del Teatro alla Scala, in buca l'orchestra di originali con il maestro Sesto Quatrini. Come avete costruito questo spettacolo? Ma questo spettacolo lo vedrai, non voglio rivelare molto, ma sì, non spoileriamo. È un teatro che racconta la sua impossibilità di mettere in scena uno spettacolo fino alla fine, è un teatro che si mette in prova, c'è molta ispirazione, c'è un po' di Brecht, c'è un po' di sei personaggi in cerca d'autore, c'è qualcosa di pirandelliano, che in realtà dentro questa costruzione a numeri ricorda molto la costruzione di un varietà. Di un varietà che però poi a un certo punto si ritrova in questo suo essere costretto a essere semiserio, quindi anche semicomico, a un'improvvisa svolta anche drammatica a cui trova soluzione soltanto ritornando nella leggerezza del varietà. Questo è un po' il fil rouge. I ragazzi dell'Accademia davanti sono pieni di talento, sono pieni di energia. Il coro anche dell'Accademia ci ha dato tutto quello che poteva dare nelle prove, ma non è solo i ragazzi dell'Accademia sul palcoscenico, sono anche i ragazzi dell'Accademia di Torre Quinto, ci sono i ragazzi del corso di sartoria, i ragazzi del corso di make-up che hanno fatto delle protesi, che poi vedrete, ci sono i ragazzi del corso di scenografia che hanno dipinto la scenografia insieme al laboratorio della Scala, e anche i costumi, cioè è proprio stato un lavoro che ha coinvolto l'Accademia alla Scala al 100%. E allora adesso le due grandi passioni italiane, la cucina e la musica, no? Quindi prepariamo una torta, perché in questo spettacolo tu firmi il progetto registico a 360 gradi, regia, scena e costumi. Nel preparare la nostra torta, qual è la giusta combinazione fra gli ingredienti affinché venga lo spettacolo ideale? Wow. Lasciando costumista dovrei dirti costumi all'80%, ma in realtà non è così. In realtà si collabora tutti insieme. Si collabora tutti insieme, certo tu dici, non hai fatto regia, scena e costumi, sì, ma ho avuto dei collaboratori, ho avuto un drammaturgo che è Mattia Palma, ho avuto un assistente alla regia che è Carlotta Pirker, un coreografo che è Andrea Pizzali, un assistente alle scene che è Giuditta Verderi, un assistente ai costumi che è Mica Campisi. Non è una lista di nomi, in realtà è una lista di dibattiti. Perché il teatro è una cosa che si fa insieme dibattendo, discutendo. È ovvio, io ho la firma creativa e ho dato io la linea. Alla fine mi piace, ma proprio il senso ultimo del teatro è confrontarsi. Certo. Quindi è sempre stato divertente discutere. La torta come si fa? Ci sono delle scene in cui il costume è l'uvetta, delle scene in cui la scenografia, e delle scene invece in cui è proprio la regia quella che deve incollare tutto. Generalmente però la regia è il pan di spada. Sì. Tra l'altro Gianluca, la tua firma è associata a spettacoli di grande successo, no? E spettacoli che ci hanno raccontato storie appartenenti a epoche storiche veramente differenti fra loro. Ma qual è il periodo storico che ti solletica maggiormente? Ma il periodo storico, non dico che mi solletica maggiormente, ma in cui sento un po' di aver fatto, di aver incontrato delle cose che capisco profondamente, è il primo Novecento, che va dal 10, diciamo dal 10 al 45, sicuramente un periodo storico in cui si è sviluppato anche nelle arti un fervore che ancora viviamo. E diciamo il primo Novecento come epoca in generale, se dovessi parlare in maniera stilistica, in generale tutte le epoche sono un'avventura. Cioè ogni epoca è un'avventura, ogni epoca ti... In realtà l'abito, quando fai il costume, le epoche le frulla, non le ricostruisce.
capisce, le frulla, perché tu stai raccontando una persona e devi far sì che le persone che la guardano un po' camminano nelle sue scarpe. E a tal proposito, siamo a Bergamo, no? Sì. E questa sera abbiamo un attore d'eccezione che deve entrare sul palcoscenico, Gaetano Donizetti. Che costume gli disegneremmo? Ah, Gaetano. Se Gaetano fosse oggi, secondo me sarebbe anche un po' rock. Sarebbe una bella giacca di pelle e via andare. Non lo so, in realtà. Io penso che Donizetti fosse molto sottile e anche molto malinconico, molto, molto combattuto. L'altro giorno guardavo le Favorite nella bella allestimento della Valentina Carrasco e devo dire la verità, deve essere stato un uomo estremamente tormentato come l'epoca che ha attraversato. Tutto sommato anche questa opera di oggi racconta un tormento, perché racconta il desiderio di ricostruire un equilibrio, di non riuscirci come erano quegli anni là, in quel momento. Certo. Allora, grazie Gianluca per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Toi per la prima. Toi. Noi saremo in sala ovviamente a applaudirvi. Bene. Ma invitiamo tutti gli amici di Opera Libera a venire a Bergamo, città meravigliosa. Oh, due teatri, non un teatro, due teatri, il Teatro Sociale e il Teatro Donizetti a Bergamo Bassa. E una cucina eccezionale. Tre produzioni liriche, tra cui appunto la nostra Chiara Serena. Quando vi ricapita? Tra 200 anni forse. Ma no, ogni anno. Qua a Bergamo ogni anno a Bergamo c'è festival interessantissimo. Quest'anno ci siamo noi, ma l'anno prossimo ci sarà sicuramente qualcuno ancora più interessante. Grazie Gianluca, buon divertimento, arrivederci.